Expectum patronum! Oggi vi faccio una magia. Prendo una pitaia conosciuta anche come frutto del drago. Cresce tantissimo in Vietnam, dove sono stato, ne avessi assaggiata una che sapeva di qualche cosa. Non sanno di niente. Allora ci famo un bel frullato. La facciamo a pezzettini piccolini e la mettiamo nel nostro blender. Poi prendiamo la bacchetta magica, che altro non è che del rafano. Mettiamo giù il nostro yogurt di capra, 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 come direbbe Sgarbi, e anche del miele per dolcificare. Apriamo la nostra melograna e ne estraiamo il succo con questo rumore bellissimo. Mettiamo giù anche un po' di ghiaccio e frulliamo il tutto. Mettiamo nella pitaia per fare questo bicchiere, come dire, colorato. Poi doveva essere qualcosa di stupefacente: semi di canapa e semi di lino. E poi lo bevemo! Comunque, come ripeto, non sa del niente.